Ecco la gamma delle nostre birre, attualmente siamo ad 8 prodotti, considerate che siamo partiti da 2 perché è sempre meglio fare i passi uno alla volta, questo nel 2004, poi man mano abbiamo aumentato la gamma, attualmente come dicevo 8 birre, partiamo da una birra di frumento, la nostra Splash, non una vera e propria Weiss perché utilizziamo dei lieviti diversi, però una birra particolarmente dissetante, estiva, mi piace molto per esempio abbinata alla pizza comunque o con i piatti tipici da birreria, con i crostoni, i panini eccetera. Passiamo poi a una chiara normale, la Slurp, 4,5 gradi di alcol, tra l'altro questa birra ci ha reso parecchio orgogliosi perché è arrivata fra le prime 22 in Italia, premiata con le 5 stelle rosse Slow Food, sempre molto leggera e beverina, però già un po' più luppolata e un po' più anche elaborata, diciamo. Anche questa però abbinata però ha una spiccata nota d'amaro, quindi tende anche con le carni va bene perché tende a sgrassare un po', per esempio anche con la pancetta, alla piastra eccetera. Man mano saliamo, la Glu Glu, che è una chiara doppio malto, non troppo spinta a livello come alcol, fa 5,6 gradi, già leggermente ambrata. E anche qui andando su con le gradazioni possiamo anche abbinarla a dei piatti un po' più elaborati, intensi, anche di carne eccetera. Passiamo poi alla Wow, una rossa doppio malto, 5,8 gradi, quindi anche questa nemmeno troppo spinta, questa già una buona luppolatura, direi non una bitter ma si avvicina, però elevati sentori anche di malto, quindi di tostato dei malti. Poi una birra, diciamo un po' a parte, che è una nera, una stout, quindi una birra leggera però molto scura, appunto, e una birra difficilmente da abbinare a dei piatti, si fa un po' fatica, ed è una birra che va proprio agli amanti dello stile, chi piace la birra nera magari se la beve proprio per dissetarsi. Poi una birra un po' particolare, una triplo malto ambrata, la O, una birra da 8 gradi alcolici, però 21 plato, quindi vuol dire che è una birra che ha un elevato residuo di zuccheri non fermentescibili di destrina, quindi un elevato corpo e anche dolce. Una birra non proprio da dissetarsi, da togliersi la sete, però da accompagnare anche qui con pranzando, è ottima, oppure come birra finale, quando uno alla sera si fa le altre 5-6, arriva questa, si fa ancora un bicchierino di O. E poi due birre invece anche qua un po' particolari, tra l'altro è stato interessante farle perché l'abbiamo fatto in collaborazione con l'Università di Torino, la Facoltà di Agraria, la Gulp, che è una birra fermentata in presenza di mele, mele in macerazione, è una chiara piuttosto leggera dove volutamente non è stata caratterizzata dai malti e dai luppoli, perché il grosso del quadro aromatico è dato dalle mele che sono state messe in macerazione. E l'ultima, l'Urrà, anche questa sviluppata con l'università, è una birra alle castagne, utilizziamo il marrone della Val di Susa, tra l'altro anche abbastanza famoso, a differenza di molte altre birre alle castagne utilizziamo castagne fresche, quindi ha un sentore di castagne però non di caldarrosta, diciamo. Ed è una doppio malto rossa come base, 6 gradi alcolici, non troppo spinta. Una cosa che non ho detto, che dovevo dire prima, che tutte le nostre birre sono birre ad alta fermentazione, sono quindi hanno dei lieviti particolari che fermentano a temperatura ambiente, e tutte, invece questo l'ho detto, rifermentate in bottiglia. Andiamo ad assaggiare, ad aprire una nostra birra, diciamo questa è la parte più dura del nostro lavoro, a volte bisogna anche farlo. Apriamo la Slurp. Allora, come dicevo prima, la birra è rifermentata in bottiglia, quindi ha un deposito di lieviti sul fondo. Noi consigliamo di comunque versarla prima limpida, facendola schiumare molto, non abbiate paura, la schiuma è un elemento importantissimo per la birra perché protegge dall'ossidazione nel bicchiere, preserva i profumi e gli aromi. E poi, questo adesso non lo faccio, però consigliamo di lasciarne due dita sul fondo e alla fine agitarla e versi lo scolino di lieviti
che tra l'altro fanno anche molto bene, dicono anche i capelli, ma a quanto pare a me non ha fatto quell'effetto. Come vedete la Chiara Slurp è già una birra già leggermente ambrata, perché utilizziamo dei malti, alcuni malti tostati, direi una buona schiuma di buona persistenza, tranne in questo bicchiere, poi non so cosa ho visto. Questa è già un po' velata, perché come dicevo prima è sceso un po' di lievito. Normalmente la degustazione si fa come per tutto facendo prima un'analisi visiva, che è quella che ho fatto adesso, colore, schiuma e gasatura, poi si va a odorare. Direi che questa è caratterizzata principalmente da un importante sentore derivato dai luppoli, e poi si beve, anzi si direbbe si degusta però. Anche in bocca prevale il sentore del luppolo, però anche il malto lascia la sua nota leggermente dolciastra e un pochettino tostata. Salute e veniteci a trovare!